Ben ritrovati all'appuntamento con Rete 31. Il viaggio attraverso i comuni della provincia di Matera volge quasi al termine. Siamo infatti alla penultima puntata, tantissime le tappe che abbiamo compiuto insieme per conoscere le criticità, ma anche le opportunità di questi luoghi, per trasformare le criticità, quando possibile, in opportunità, ma per toccare anche l'economia. La cultura, le tradizioni di questi luoghi e soprattutto per diffondere un concetto, quello del fare rete tra comuni, tra amministrazioni, in questo caso tra i comuni, la provincia di Matera e la regione Basilicata, per dar luogo a nuove prospettive per questo territorio assolutamente unico nel suo genere. E allora, quest'oggi avremo modo di conoscere da vicino altri due comuni della provincia, gli ultimi due comuni della provincia, ovviamente soltanto in elenco, che sono Montalbano Ionico e Bernalda. Sono ovviamente altre due realtà, tutte da scoprire, molto particolari, assolutamente ricche di cose da raccontare. Partiamo proprio da Montalbano con la cartolina che lo presenta. Montalbano Ionico, una bellissima città della Basilicata che ha dato origine a tanti uomini illustri, una città con un clima eccezionale e in effetti è tanta, diciamo, la gente che ultimamente sta decidendo di venire a vivere proprio qui su questo territorio, perché siamo a pochi chilometri dal mare, ma essendo un'area collinare con un clima piacevole sia d'inverno che d'estate. Una città che ha vocazione agricola prevalentemente, dove proprio il frutto dell'impegno dei montalbanesi ha dato anche attraverso le coltivazioni dei propri terreni, ha dato la possibilità a tanti di poter realizzare interventi, poter vivere con le proprie famiglie, crescere i propri figli in un ambiente che è ancora quello proprio tradizionale dei nostri territori. Una città di poco più di 7.000 abitanti, che comprendeva un'area più vasta inizialmente, le sue origini sono origini importanti, risalgono al III-IV secolo avanti Cristo, comprendeva anche la città di Policore, Scanzano, inizialmente, poi man mano si sono staccate queste aree, però è rimasta questa cittadina forte della propria storia, della propria tradizione e con anche la voglia di voler continuare il rispetto di questa grande storia, di questa grande tradizione che Montalbano ha. In questo momento siamo proprio a Palazzo Rondinelli, uno dei palazzi più belli della città di Montalbano, un palazzo storico che è stato interamente ristrutturato dal comune di Montalbano e che ospita numerosi eventi culturali. Non solo, ospita la biblioteca, il fondo antico, che è uno dei fondi più importanti della regione Basilicata. L'impegno è proprio quello di lavorare in un progetto che l'amministrazione sta realizzando nel mettere in rete il sistema sia del patrimonio architettonico e artistico di questa città, ma anche andare a creare valore a quel patrimonio culturale che ha bisogno proprio di maggiore spinta per poter dare opportunità e occupazione su questo territorio. Quindi il progetto che vedrà, diciamo, la conclusione in un intervento che in questo momento è prevalente infrastrutturale, che è rivolto, diciamo, alla realizzazione di interventi su alcuni immobili comunali, ma che sarà, diciamo, realizzato con un piano di gestione per poter mettere a sistema tutte le bellezze di questo territorio e far sì che si possano sempre più valorizzare. Siamo nella culla della Magna Grecia, non a caso qui è stata ritrovata una fattoria magno-greca che è stata interamente ricostruita e che oggi
in queste settimane proprio sono stati realizzati degli interventi importanti di valorizzazione e di risistemazione un po' dell'area degli scavi, quindi un'altra forza attrattrice che proverà, diciamo, a realizzare quell'obiettivo strategico di dare più forza alle bellezze anche archeologiche di questo territorio. Beh, come abbiamo visto e come dicevo in apertura, sono a volte piccoli centri che hanno però grandi storie e tantissime cose da raccontare. Lo abbiamo già visto nella cartolina, lo salutiamo in studio, il sindaco di Montalbano, Piero Marrese, ben trovato. Grazie, grazie a voi per l'invito. Ci siamo ritrovati in altre occasioni in questa avventura perché, insomma, il presidente Marrese, presidente della provincia dalla quale tra l'altro andiamo in onda con questa trasmissione, ma oggi parleremo di quello che è il suo comune e il comune che amministra da sindaco. A tale proposito, una domanda che ho fatto a tutti e che ovviamente faccio anche a lei: che cosa significa per lei essere sindaco di un paese come Montalbano? Essere sindaco di un paese come Montalbano, ma essere sindaco in generale, è una delle cose più belle e anche più faticose, secondo me, però che la fatica viene superata proprio dall'impegno quotidiano e anche dal lavoro che si fa insieme alla propria comunità, ai propri cittadini. L'impegno da sindaco è forse la cosa più bella che può capitare ad un cittadino, da poter vivere, proprio poiché ti metti a disposizione H24 quasi dell'intera comunità, soprattutto chi lo fa veramente con amore, significa prendersi cura di tutto ciò che succede sul proprio territorio, condividere momenti di gioia, ma anche situazioni di difficoltà, di dolore, di fatica con i propri cittadini. Quindi è come se si creasse una grande famiglia e a capo di quella famiglia ci fosse proprio il sindaco. L'ha nominata più volte, la comunità di Montalbano. Che comunità è? È una comunità, come tutte le comunità lucane, una bellissima comunità, una comunità che è una importante sicuramente storia e tradizione, ma in modo particolare una comunità che è unita, che anche nei momenti, diciamo, più difficili ha dato, diciamo, quella forza proprio rappresentata dall'unione, nell'affrontare insieme anche le difficoltà. Dicevamo prima anche nella cartolina, Montalbano è una di quelle città a vocazione prevalentemente agricola, e come i nostri agricoltori ci insegnano e come abbiamo visto in tante fasi della loro vita, in molte occasioni, anche davanti alle difficoltà, quando magari sembra che cadano a terra, però riescono sempre a rialzarsi, a ricostruire, a ripartire da quello che hanno per poter guardare al futuro. Quindi una città, una comunità carica di ottimismo, con grande determinazione, ma soprattutto con la voglia di continuare ad impegnarsi per la crescita del territorio. Andiamo a conoscerla più da vicino, allora, la comunità montalbanese, salutando la nostra inviata Carmela Cosentino. Linea a te, Carmela. Ciao Sergio e un saluto agli ospiti studio. Sono qui a Montalbano e di fronte a me c'è un panorama mozzafiato, quello dei Calanchi, che a breve vi sveleremo. Non dimentichiamo che Montalbano è una cittadina che sorge nella vallata tra del fiume Agri e Cavone, ma anche nella riserva regionale dei Calanchi, ed ha un importante patrimonio archeologico oltre che storico. Basta fare una passeggiata nel centro storico del borgo, in particolare attraversare Corso Alberto e un tuffo nel passato, perché si trovano una serie di palazzi nobiliari, tra questi il Palazzo Rondinelli, dove ha sede un'importante pinacoteca e dove sono esposti anche una serie di reperti archeologici. Proprio accanto abbiamo l'arco dell'orologio pubblico, del pubblico orologio, che è poi la porta di accesso della città alla parte più antica, il rione Terravecchia. Dal punto di vista culturale, Montalbano ha il suo percorso. Ricordiamo che è stato istituito il parco letterario dedicato a Francesco Lo Monaco,
originario di Montalbano, che è stato uno dei protagonisti dei moti rivoluzionari per la Repubblica Partenopea, ma anche il maestro dello scrittore Alessandro Manzoni e medico del letterato Ugo Foscolo. Insomma, è un paese dalle grandi potenzialità, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista culturale, dove arte, storia, archeologia e enogastronomia si intersecano in uno scenario che però, come tanti comuni lucani, soffre del problema dello spopolamento. È una terra da rilanciare? Di questo parleremo nei prossimi collegamenti e nel frattempo ti restituisco la linea. A dopo. Grazie Carmela, ci ritroveremo come detto più tardi, intanto ci spostiamo in quel di Bernalda che è il secondo comune protagonista di questa penultima puntata di Rete 31, andiamo anche in questo caso a vedere insieme la cartolina. Borgo di Bernalda deriva dall'antica Camarda, che ha una storia molto più recente della ben più antica e ben più gloriosa Metaponto, che invece risale al IX secolo avanti Cristo. Metaponto ha una matrice magno-greca, è una delle prime colonie fuori dalla Grecia di questa incredibile civiltà che diciamo, è rappresentata dagli antichi greci. Bernalda invece è un pochino più recente, è un borgo di 500 anni di storia, poco più di 500 anni di storia, e oggi conta 12.500 abitanti nel complesso delle frazioni, di cui la stragrande maggioranza a Bernalda. Invece tra le frazioni troviamo Metaponto, che nonostante la storia millenaria e ben più gloriosa di quella di Bernalda, oggi è una frazione di Bernalda insieme a Serramarina, Spineto ed altre piccole zone di campagna. Questa era la cartolina di Bernalda, saluto il sindaco che abbiamo già visto in video, Domenico Tataranno, ben trovato. Ben trovati, grazie per l'invito. Sindaco, anche per lei la stessa domanda che ho fatto al sindaco Marrese, che cosa significa essere sindaco di un comune come Bernalda per lei? È particolarmente giusto chiedere essere sindaco e non fare il sindaco, perché il sindaco è un ruolo che poi ti entra dentro e ti sconvolge la vita. Io mi ritengo un cittadino migliore da quando ho avuto la fortuna e l'onore di essere il primo cittadino della mia comunità. E il sindaco è poi diventa il punto di riferimento e il modello di una intera comunità, quindi soprattutto nei momenti difficili, e in questi 10 anni ci sono stati, penso ad esempio alla pandemia, io ho visto e ho sentito il paese stringersi intorno al ruolo del sindaco, che poi diventa una guida, ripeto, soprattutto nei momenti difficili. E quindi è stata per me un grandissimo onore, guidato dall'amore sconfinato per la mia comunità. Quando mi chiedono perché hai deciso di diventare sindaco, di candidarti a sindaco, io penso sempre a quando da ragazzo tornavo dall'università e dalla Basentana vedevo il castello di Bernalda, era un colpo al cuore. Non puoi essere sindaco della tua comunità se non la ami in maniera incondizionata. E la bravura poi deve essere quella di entrare nel cuore dei cittadini, e da sindaco il ruolo è particolarmente interpretabile, lo devi interpretare per avendo come obiettivo quello proprio di entrare nel cuore dei cittadini. Io penso di esserci riuscito, sono stato rieletto 3 volte sindaco della comunità e penso di aver interpretato al meglio questo ruolo, almeno così sento di aver fatto. E la comunità bernaldese invece che comunità è?
una comunità molto viva, molto frizzante, con un fortissimo spirito associazionistico, e quindi è uno dei comuni più popolosi della Basilicata. Questa frizzantezza, questa vitalità a volte poi si traduce in un pochino di litigiosità, perché è un comune sicuramente in cui non è facile mettere d'accordo le persone, però io sono orgoglioso della mia comunità e anche dei risultati che proprio il mondo dell'associazionismo ha raggiunto. Vi voglio ricordare ad esempio la nostra festa patronale, che è una delle più note della Basilicata. Noi siamo devoti a San Bernardino da Siena, che è il nostro santo patrono. Questo poi ci ha concesso il privilegio di essere gemellati con città importanti come L'Aquila, come Siena, come Massa Marittima e Mirabella e Clano. Quindi alla fine lo spirito, il cuore, l'anima della città si traduce in queste manifestazioni, che hanno un fortissimo richiamo turistico, perché poi Bernalda vive, grazie a Metaponto che l'affaccio a mare, di turismo e agricoltura. Bene, allora andiamo anche in questo caso a Bernalda, dove invece l'inviato è Pasquale Santilio. Linea a te, Pasquale. Ciao Sergio, un saluto a te e agli ospiti in studio. Oggi siamo a Bernalda, che potremmo definire la capitale del Metapontino, una realtà, una delle più popolose della provincia di Matera, che negli ultimi anni ha iniziato un percorso di promozione, di valorizzazione di quelle che sono le proprie risorse identitarie. Nei prossimi collegamenti, in compagnia degli ospiti che stanno per raggiungerci, scopriremo se questo percorso è a buon punto o nel frattempo ci sono stati degli ostacoli che hanno tardato i tempi di realizzazione degli obiettivi prefissati. Per il momento da Bernalda è tutto, a te la linea. E grazie Pasquale, ci ritroveremo più tardi. Intanto parliamo di criticità e di opportunità, è il primo tema che affrontiamo insieme ai nostri sindaci, e guardiamo a tale proposito il contributo realizzato a Montalbano. Una delle criticità è sicuramente l'assenza di programmazione nello sviluppo di un'area strategica, industriale, artigianale e commerciale in un'area più vicina alla Val d'Agri, più vicina ad arterie strategiche importanti per poter meglio collegare quelle aree con il resto della regione. Averlo fatto in un'area interna, vicino quasi all'abitato, ha creato un grande limite allo sviluppo, e non a caso alcuni imprenditori hanno deciso di investire sulla 106, sui territori limitrofi a Montalbano, pur avendo una distanza non elevata tra un territorio e l'altro, perché parliamo la costa ionica, la 106, ad una distanza di 11 km da Montalbano. Non è tantissimo, però questo è stato fortemente limitativo anche per lo sviluppo. È un'impresa veramente complicata, faticosa a gestire un ente che magari è privo di aree industriali e anche di grandi strutture ricettive che possono creare occupazioni e opportunità sul territorio. Quindi veramente si fa una grande fatica, e questa fatica porta anche ad una riduzione di opportunità di lavoro occupazionale sul territorio, e quindi si va ad aumentare un po' il problema del calo demografico, dello spopolamento che affligge tutte le aree del sud Italia. Montalbano è cambiata innanzitutto perché ha creato una serie di relazioni e di reti sul territorio, di cui sono rappresentazione alcuni progetti, non ultimo il progetto Magna Grecia, da Pitagora alla cittadinanza temporanea euro-mediterranea, che è un progetto che il Comune di Montalbano svolge unitamente ad altri comuni della costa del Metapontino, appunto accomunati da questa appartenenza all'area della Magna Grecia. Ed è un progetto che prevede una messa a sistema di quelle che sono le risorse archeologiche, ma non solo, ma anche ambientali, paesaggistiche dei nostri territori. Quindi sicuramente una maggiore apertura e anche un respiro internazionale importante, grazie soprattutto all'attività di valorizzazione della riserva dei Calanchi di Montalbano Ionico, sulla quale vorrei spendere qualche parola, perché la nostra riserva è oggetto di studio dagli anni 90.
studi condotti dai ricercatori dell'Università di Bari, ma da ricercatori provenienti da tutto il mondo, in quanto individuabile come sezione di riferimento stratigrafico del passaggio tra il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio. La riserva di Calanchi ha ottenuto nel marzo scorso questo importantissimo riconoscimento da parte della comunità scientifica internazionale, che ha ritenuto gli studi condotti secondo altri criteri comunque rappresentativi allo stesso modo di questo livello della sezione di Monte Albano come punto di riferimento stratigrafico. I cinghiali, abbiamo diverse coltivazioni nei pressi della riserva naturale dei Calanchi, che quindi è stata presa d'assalto, giustamente, fa parte della fauna. Ci stiamo difendendo con delle recinzioni e il problema dei cinghiali noi non lo possiamo affrontare, non lo affronterà la natura man mano. Bisogna difendersi recintando, noi non credo che ci sia una soluzione, perché se facciamo due conti, ogni cinghiale produce 20 cinghiali piccoli. Ce ne sono 300.000, credo, in Basilicata, quindi ogni anno raddoppieranno, se non triplicheranno. Non credo che la mano dell'uomo possa arginare questo problema, se non difendendosi. Monte Albano e le criticità, ma anche le opportunità, sindaco, è un lavoro che avete portato avanti negli anni, quello di poter appunto trasformare anche quelle che sono le criticità in opportunità, lo si diceva prima a proposito di quello che sono in grado di fare le comunità di questi centri. Monte Albano è cambiata molto nel tempo, diciamo, adattandosi al tempo che passa, al progresso che avanza, diventando comunque un comune all'avanguardia. Sì, allora, proprio per parlare di criticità, quando diventai sindaco ereditai una serie di criticità, tra cui quelle di natura finanziaria. Un comune pieno di debiti, parliamo di diversi milioni di euro di debiti, che abbiamo dovuto però ripianare. Non nego che inizialmente c'era un po' di pessimismo nel capire ce la faremo, ci saranno, creeremo le condizioni per poter superare questa fase difficile. In realtà ci siamo riusciti, diciamo, la soddisfazione oggi è proprio quella, siamo riusciti a sanare tutta la massa debitoria che il Comune aveva e quindi a non aumentare ulteriori tasse ai cittadini, ma nello stesso tempo, senza fare mutui, abbiamo realizzato tantissime opere nella città. Quindi migliorare i servizi diventa indispensabile per garantire una qualità della vita migliore nel proprio Comune. Siamo intervenuti un po' su tutte le strutture, ci sono ancora tantissime opere in corso, dalle vie principali, c'è proprio una rigenerazione proprio dell'abitato, possiamo dire. A breve partiranno anche i lavori di risistemazione della villa comunale, che si aggiungeranno ad altri già effettuati nei passati anni. Interventi importanti di valorizzazione del patrimonio anche artistico che abbiamo noi sul territorio, artistico e culturale, perché stiamo lavorando molto nel far sì che quello che era prima un'area o un immobile abbandonato possa oggi diventare una concreta opportunità di sviluppo e di occupazione al lavoro. Diciamo prima, proprio mettendo a sistema le bellezze architettoniche, ambientali che il territorio di Monte Albano ha. Abbiamo parlato della riserva dei Calanchi poco fa, che è un museo a cielo aperto bellissimo da vedere. In altri posti, bellezze come queste, i cittadini sono costretti a pagare un biglietto per poter entrare. Noi invece offriamo questo servizio gratuitamente, però lo stiamo anche migliorando attraverso un importante progetto che abbiamo realizzato con la possibilità di costruire un macro attrattore, dare la possibilità ai cittadini, ai turisti, a tutti coloro che vogliono vivere la bellezza della riserva dei Calanchi in un modo nuovo, diverso, ma facendo sì che si possa creare opportunità lavorative da quello che abbiamo, quindi dalla bellezza ambientale. La stessa cosa stiamo facendo con la valorizzazione, la ristrutturazione del nostro patrimonio. E l'impegno sarà quello di mettere a sistema, di creare e di realizzare un piano di gestione per poter far vivere sia le bellezze architettoniche, ma in modo particolare far conoscere la cultura di questo territorio
dando, diciamo, occupazione, come dicendo, quindi creando quelle sinergie e quel sistema di rete necessario per poter far bene conoscere e apprezzare le bellezze di un territorio. Quindi lavoreremo, diciamo, con questa procedura che appena finiranno i lavori di sistemazione partiranno, diciamo, partirà subito il piano di gestione, quindi un avviso pubblico per poter creare, diciamo, opportunità occupazionali attraverso la valorizzazione di quello che abbiamo, quindi del patrimonio che il territorio di Montalbano ha. Pianificazione, strategia, programmazione sono, come dire, cose importanti nella vita di un'amministrazione, e soprattutto creare contenitori e individuarne la gestione è fondamentale. Andiamo nuovamente a Montalbano, dove c'è per noi Carmela Cosentino. Sì Sergio, sono qui a Montalbano in compagnia di Maurizio Rosito, che è guida escursionistica della riserva regionale dei Calanchi. Qual è l'offerta complessiva della riserva? La riserva dei Calanchi è uno spettacolo naturalistico per gli occhi, quindi direi che sicuramente venire a Montalbano Ionico, quindi frequentando il Belvedere, può già dare molto l'idea di quello che sono i Calanchi. Poi abbiamo qui a Montalbano la possibilità di fare dei percorsi escursionistici, perché ci sono delle antiche mulattiere che sono state abbandonate da chi le frequentava per lavoro, ma sono ottime, ideali per attraversare la riserva dei Calanchi e toccare con mano questa argilla che poi è molto, regala sempre dei paesaggi diversi dietro ogni angolo e quindi forme molto suggestive che partono dalla parte alta fino ad arrivare alla parte bassa, dove troviamo dei paesaggi davvero molto, molto interessanti. Che tipo di turista si avvicina ai Calanchi? Allora, i Calanchi sono frequentati sicuramente molto da persone tecniche, quindi studiosi e università, perché sono un libro di geologia. Quindi la loro presenza qui è costante. Poi abbiamo dei turisti che possono essere degli appassionati di fotografia naturalistica e che quindi ci chiedono di fare delle lunghe passeggiate per scoprire degli angoli un po' più nascosti, e poi abbiamo il turismo, quello diciamo più generalista, che ci frequenta principalmente in primavera e in estate e che vuole fare un assaggio di quelli che sono i sentieri. Cerchiamo di dare dei livelli di difficoltà diversi, quindi sicuramente c'è la famiglia che ha un livello adatto a tutti e poi c'è l'escursionista che invece ci chiede di fare dei chilometri, e quindi abbiamo dei percorsi sia per escursionisti di base che per escursionisti esperti. Arrivano anche dall'estero? Abbiamo anche delle richieste dall'estero, cominciamo ad avere anche questo tipo di richieste. Devo dire che con gli stranieri c'è bisogno di un livello di preparazione diverso, non sempre riusciamo a garantirlo, stiamo lavorando anche un po' internamente sulla formazione. È una meta sicuramente ambita anche dai turisti stranieri, soprattutto dalla parte austriaca, tedeschi, francesi, abbiamo avuto dei buoni numeri. Parlando di promozione e di comunicazione, dal tuo punto di vista è necessario rafforzare le azioni che già ci sono da parte dell'amministrazione ma anche da parte della PT? Sì, devo dire che dall'istituzione della riserva sono stati fatti davvero dei grandi passi avanti, perché i Calanchi sono conosciuti un po' in tutta la regione e anche oltre la regione, e in particolare il sito di Montalbano ha una sua risonanza sul nostro territorio. Quello che credo andrebbe implementato sono piccole azioni di manutenzione ordinaria per rendere questo posto accogliente per chi ci viene a trovare, e poi andrebbe elaborato un discorso di rete. L'offerta di Montalbano va inserita all'interno di un'offerta che è molto più ampia, che è quella della Magna Grecia, del Metapontino. Bene. Quindi turismo lento, escursioni, ma anche conoscenza anche delle aree un po' più interne, quindi partendo da Montalbano. Sì, può essere un ottimo punto di partenza. Noi abbiamo avuto anche questo stimolo del cost to cost che ci permette e permette ai visitatori davvero di fare un'esperienza unica, perché attraversare la Basilicata significa vedere in ogni giornata dei posti diversi, dei luoghi diversi, affrontare dei percorsi nuovi, conoscere culture diverse che sono davvero la nostra ricchezza. La diversità anche dal punto di vista della popolazione è la nostra ricchezza.
ogni comune ha da offrire il proprio piatto tipico, la propria festa tradizionale e i propri costumi. Quindi è un viaggio davvero che lascia il segno, quello in Basilicata. Nella Basilicata in rete, ma per tutti. Sì, per tutti. Venitela a vedere perché è davvero uno spettacolo. Bene Sergio, con questo contributo io ti restituisco la linea. Grazie ancora Carmela, ci ritroveremo più tardi. Ci spostiamo nuovamente a Bernalda con lo stesso tema, criticità e opportunità. Vediamoli insieme. Lavorare nel sud non è facile, sicuramente al nord ci sono strade più ampie, in primis la logistica, però essendo radicati nel territorio, essendo non nati qui su Bernalda, ma comunque essendo lucani, voglio e credo molto nella regione di appartenenza, in questo caso la Basilicata, altrimenti potrei spostare le mie linee produttive anche all'estero, con costi sicuramente più vantaggiosi per manodopera e quant'altro, ma non siamo più made in Italy. Ecco, noi vogliamo far crescere il nostro territorio, l'economia della zona, e creare lavoro significa creare ricchezza. Automaticamente tutto funzionerebbe meglio. Io vorrei avere 1000 dipendenti, ci stiamo impegnando per fare quello. Ecco. È una zona industriale purtroppo quasi satura, e quindi bisognerebbe individuare nuove aree PIP per cercare di incrementare quello che è una frizzantezza da un punto di vista imprenditoriale che da qualche anno Bernalda sta dimostrando. Ci sono almeno due o tre realtà che hanno creato decine e decine di posti di lavoro che per una realtà non enorme come la nostra sono veramente una manna dal cielo. Sicuramente le criticità sono dovute a una frammentazione che purtroppo anche Bernalda vive, una provvisorietà dal punto di vista economico, perché le problematiche legate al lavoro sono presenti purtroppo anche in questa comunità, e negli ultimi anni è aumentata anche la povertà. Questo però non ha non mette la città di Bernalda in una situazione di disagio totale. È una comunità che ha sempre cercato di ovviare a questa problematica, però si fa sentire. Abbiamo il settore primario, l'agricoltura, e la piana del Metapontino è nota un po' in tutta Italia per questo. E le altre opportunità che tante volte noi vediamo, che semmai non sono sfruttate al massimo, sono quelle opportunità che derivano proprio dal turismo. Turismo che non solo estivo per quanto riguarda proprio la costa ionica, ma un turismo che deve durare tutto l'anno. Abbiamo dei siti archeologici, pensiamo a Metaponto, ma anche nella campagna di Bernalda. Abbiamo dei monumenti qui in questa comunità che potrebbero diventare occasione di turismo durante tutto il resto dell'anno. Sindaco Tataramo, insomma, abbiamo visto un paese sicuramente dalle grandi potenzialità, non mancano ovviamente le criticità. Lei ha detto di aver amministrato, insomma, per lungo tempo. Come avete affrontato tutto questo e come è cambiata? Lo vedevamo prima per Montalbano, come ha affrontato queste necessità, voi come lo avete fatto? Beh, l'abbiamo fatto cercando di sfruttare i nostri punti forti. Bernalda e Metaponto sono attrattive ed hanno come forti attrattori intangibili, diciamo, la figura di Pitagora, la storia magno-greca che è la matrice della civiltà moderna, e anche Bernalda è impensabile non nominare Francis Ford Coppola,
che ha costruito un albergo di lusso proprio nella nostra cittadina, che di per sé è diventato un'attrattiva ed un attrattore per i turisti. La sfida dell'amministratore locale qual è stata? È stata quella di rendere tangibili e concreti i vantaggi di questo enorme patrimonio, se vogliamo, intangibile. E il progetto Magna Grecia, che ha unito 9 comuni della Basilicata, di cui Bernalda è stata capofila, ha guidato proprio questo tipo di rivoluzione: rendere concreto, rendere vantaggioso, creare posti di lavoro sfruttando la cultura. E gli investimenti ingenti che poi si tradurranno in un modello di gestione che deve essere autosufficiente da un punto di vista economico, mira proprio a sfruttare, a trasformare la cultura in posti di lavoro e vantaggi economici concreti, aumentando il turismo, che, ripeto, è una delle nostre prime ricchezze proprio a Bernalda e Metaponto. Questo schema l'abbiamo seguito anche per altri sistemi e quindi anche per altri argomenti, anche per altre realtà. Ci abbiamo provato. Sicuramente chi passeggia a Bernalda non ha l'idea del paese lucano, se vogliamo, anche un po' arretrato, perché purtroppo in molti ci dipingono così. Chi passeggia a Bernalda può sperimentare agricoltura di primo piano. Per esempio, a giorni, in poco tempo, la fragola di Basilicata diventerà IGP. E la fragola di Basilicata viene coltivata e prodotta proprio nel Metapontino, anche appunto a Metaponto, a Policoro, a Scanzano. Ci sono delle realtà industriali di grande, cioè avveniristiche da alcuni punti di vista, quindi noi siamo all'avanguardia anche in settori in cui magari la Basilicata non primeggia a livello nazionale. Io penso che l'amministrazione comunale abbia in questi anni creato le condizioni, eliminando il dissesto di cui eravamo gravati, quindi facendo funzionare un pochino meglio la macchina comunale, e poi intervenendo in questi settori creando le condizioni. L'ultimo esempio voglio farlo sul turismo. Metaponto da sempre è meta turistica, voglio dire da millenni è meta turistica. Noi abbiamo cercato, sfruttando anche, cioè cercando di muoverci in una situazione complicata, perché proprio Bernalda e Metaponto, rispetto agli altri comuni del Metapontino, sono afflitti, io dico così, da una vincolistica anche a livello, cioè perché abbiamo una riserva biogenetica, quindi a livello ambientale abbiamo dei vincoli che gli altri comuni del Metapontino non hanno, quindi è sicuramente più difficile fare impresa, soprattutto per quanto riguarda gli operatori turistici, proprio a Metaponto. E allora abbiamo cercato di puntare su un turismo inclusivo. E abbiamo ideato, realizzato e poi dato in gestione a professionisti del settore il primo lido inclusivo della Basilicata, in cui normodotati e diversamente abili possono godere allo stesso modo delle bellezze del mare. Questo è un capitolo che io non sottovaluterei, perché il turismo inclusivo deve diventare il modello del turismo, direi, per tutto il Metapontino. Abbiamo creato le condizioni. A mio parere, il volto di una comunità viene trasformato poi dagli investimenti privati. L'amministrazione pubblica deve rendere attrattivo il proprio territorio, e noi su questo abbiamo puntato con le nostre iniziative. Bene, e allora andiamo nuovamente a Bernalda, dove c'è in collegamento Pasquale Santilio in compagnia di un ospite. Grazie Sergio, riprendiamo la linea da Bernalda. Nel frattempo ci ha raggiunto un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, un artista di fama nazionale e anche internazionale, Dino Paradiso, che ringraziamo per la sua disponibilità. Dino, a tuo parere, quali sono ancora le potenzialità inespresse a livello culturale che ha Bernalda e la comunità del Metapontino? Beh, innanzitutto ciao a tutti. Ciao Sergio, posso salutare pure io a Sergio, certo, lo conosco, siamo amici. Questa è una domanda un po' complessa, perché le potenzialità in questo paese sono tantissime, ma non lo dico perché sono bernaldese. Sono inespresse, diciamo, per la maggior parte sono inespresse, perché poi diciamo, la cultura, l'arte deve essere organizzata, ok?
Cioè, non basta avere una predisposizione verso. Per cui oggi che l'offerta culturale deve essere un'offerta specifica, organizzata, puntuale. Anche di spessore. Beh, l'arte tendenzialmente diciamo scarta ciò che non è di spessore, per cui sicuramente c'è, però vedi, io sono convinto che l'artista è per definizione una persona che mira allo spessore, perché altrimenti non sarebbe un artista. Ecco, quello che a me piacerebbe, e questa cosa insomma è un po' è un sogno, ma oggi si può realizzare perché la storia è cambiata e oggi ce ne sono tanti come me che vivono di arte, e questa non è, questa è una grandissima novità, cioè 20 anni fa tu non venivi a fare l'intervista a Bernarda ad un comico che vive a Bernarda, era proprio impossibile. Oggi non solo c'è il comico, ma c'è il musicista, c'è il regista. Ecco, a chi diciamo deve un po' guardare, avere lo sguardo un po' largo sul territorio, io dico mettete attenzione a questa cosa qua, perché mo il problema è quasi paradossale, perché mo tu tieni l'artista però non tieni l'offerta culturale, che finché non c'erano gli artisti era pure giustificato. Quindi la materia prima c'è, cosa manca quindi? Manca un'organizzazione, cioè manca la cultura imprenditoriale. Ok, che secondo me oggi deve avere anche l'artista, cioè l'artista oggi oltre a fare il suo nella sua materia capisce pure di economia, diciamo di marketing, non so come dire, cioè lui deve intendere il processo economico e culturale, perché poi pena l'esclusione dal circuito. Sì. Dino, un'ultima battuta, anzi, a tal proposito, regalaci una battuta sul futuro di Bernarda. Ecco, ma una battuta, cioè proprio comica. Il primo pensiero che ti viene in mente. La velocità. Ecco, io spero che questo paese vada più veloce, ma con questo non voglio dire che è lento, i tempi sono quelli lucani, cioè, lo sappiamo, no? Ecco, deve andare più veloce nella immaginazione di quello che deve, poi i tempi per arrivare sono quelli naturali, però nulla ma sapè dove amaci. Quindi dobbiamo essere un po' più lungimiranti. Sì, ma non ci vuole tantissimo, basta credere in se stessi. Cioè, se tu non credessi in te stesso non saresti qua. Ecco, vale lo stesso per tutti, è uguale. E veniamo da questa cultura. Per quando il popolo lucano è un popolo contadino, però il popolo lucano per quando contadino ha sempre guardato avanti, non si è mai arreso. Magari non si è lamentato, magari non ha preso le armi, non ha combattuto, ma non si è arreso. Ringraziamo Dino Paradiso, per il momento da Bernarda è tutto, a te la linea Sergio. Grazie Pasquale, sempre un piacere ritrovare l'amico Dino Paradiso. Noi intanto ci spostiamo a Montalbano per parlare di economia, il secondo tema all'ordine del giorno qui a Rete 31. Vediamo il contributo. Abbiamo inteso il concetto di cultura in maniera ambivalente, sia come uno strumento attraverso il quale narrare un territorio e dare a questo territorio una sua identità più precisa rispetto a quella che già ha, e sia come crescita economica. Ecco, quest'ultimo aspetto non è sempre semplice da cogliere, da far cogliere, in quanto, come ben sappiamo, la crisi economica che attanaglia tante famiglie a volte rende difficile comprendere come magari l'evento culturale possa inserirsi in un discorso di questo genere. Però vero è che dietro l'evento culturale c'è tutto un impianto di imprese, microimprese, del mondo dello spettacolo, del mondo creativo, che è tutto un indotto importante in termini di occupazione e anche di reddito.
siamo nella riserva dei Calanchi di Montalbano Ionico, una riserva speciale nata, o meglio istituita nel 2011, che ha dato a Montalbano una nuova prospettiva, che è una prospettiva turistica di conoscenza del territorio e di appartenenza a questo territorio. Io sono laureata in scienze naturali, ho conosciuto l'importanza della mia terra all'università a Bari, perché un gruppo di ricercatori da oltre 30 anni lavora in questo ambiente per capire qual è l'evoluzione del nostro territorio, che poi insomma si può allargare questo studio ovviamente al bacino del Mediterraneo ma anche a livello mondiale. I turisti quando arrivano qui sono affascinati da questo territorio, non conoscono la bellezza e della Basilicata ma soprattutto di Montalbano. Pensano che non ci sia nulla da visitare, ma Montalbano in realtà è un paese ricco di storia, di nobili famiglie che hanno lottato in passato per l'unità d'Italia e adesso conoscono anche quella che è la bellezza paesaggistica e naturalistica di Montalbano. Li accompagniamo in riserva attraverso due tratturi, sono due tratturi che hanno costruito, fra virgolette, i nostri nonni, i nostri antenati, e utilizzavano questi tratturi per raggiungere il loro campo coltivato, ecco. E da lì con l'università è stato creato un circuito geologico turistico che è facilmente fruibile dai turisti. Siamo nati circa 20 anni fa in maniera professionale, era una storia dei nonni con i bisnonni nel fare vino. Sicuramente c'è interesse anche per questa parte della zona. Stiamo notando una maggiore affluenza e un maggiore interesse verso l'aspetto vinicolo, come vi dicevo prima. Cosa ci occorrerebbe? L'amore per la terra credo che sia la parte predominante. Se manca quello, poi tutto il resto non può essere fatto. Sicuramente per chi ha l'amore per la terra, per la nostra terra, bisognerebbe, sembra una cosa già detta e ridetta, collegare la Basilicata un pochino di più rispetto alle altre regioni o magari a... È chiaro, le infrastrutture si faranno, pian piano si faranno, quello che è, non un aeroporto o un qualcosa del genere, una linea ferroviaria un po' più efficiente oppure una linea bus più efficiente, questo ce lo auguriamo tutti, ma so che si stanno attivando, quindi spero bene, speriamo bene per il bene di tutti, insomma. Montalbano punta sul turismo, Sindaco lo fa, come dire, ha già spiegato come lo sta facendo, questa è la prospettiva economica principale che si dà il suo centro. Se ci fosse una infrastrutturazione migliore a livello viario, forse sarebbe ancora più veloce questo processo. Beh, sicuramente, questo è il problema forse della nostra regione, quella di avere un'autonomia nella mobilità, avere la possibilità di potersi spostare liberamente da un lato all'altro. Questo permetterebbe una maggiore crescita dei singoli territori, anche di Montalbano, perché chiaramente diventa fondamentale il servizio di trasporto, oltre che proprio l'infrastruttura, le strade, per poter realmente collegare maggiormente i nostri territori e dare la possibilità ai cittadini che vogliono venire a vivere le bellezze di Montalbano di poterlo fare. Sarà un impegno che coinvolgerà sicuramente sia la regione che il governo e su cui ognuno dovrà fare la sua parte facendo rete, visto che parliamo di rete, per poter rafforzare i servizi di trasporto sul territorio, perché per poter crescere occorre, e soprattutto per poter fare turismo occorre che le persone possano raggiungere quei posti, lo possano fare in modo semplice, maggiori collegamenti anche con l'aeroporto, oltre
che il problema della ferrovia, ma soprattutto intervenire sulle strade. Noi abbiamo proposto, ad esempio, un intervento sulla Murgia-Pollino. Abbiamo anche proposto un intervento importante che coinvolge anche gli altri comuni limitrofi per poter utilizzare la vecchia ferrovia Applo-Lucana per poter ristrutturarla e dare la possibilità ai cittadini di poter raggiungere i nostri territori in bici, che sarebbe una cosa fantastica per poter ancora di più apprezzare le bellezze ambientali dei territori. Quindi uno sforzo enorme bisognerà farlo e diventa fondamentale proprio per la crescita dei territori, maggiori infrastrutture, maggiori risorse e maggiori collegamenti. Quindi da un lato il servizio di trasporti, dall'altro lato l'infrastruttura. Questo gioverebbe anche a altri settori come ad esempio l'agricoltura, che pure abbiamo visto essere fiorente. Sì, sì, sicuramente, diciamo, la gestione, un aspetto migliore logistico diventa utile e fondamentale per tutti coloro che vivono, oltre a coloro che svolgono attività che siano agricole o imprenditoriali di vario tipo. È importante anche diciamo, puntare proprio sull'agricoltura, andare a rafforzare anche i servizi per i nostri agricoltori. Purtroppo abbiamo delle criticità forti, come quello dei cinghiali che abbiamo ascoltato prima. Abbiamo il problema anche della gestione del servizio idrico. Troppo spesso i nostri agricoltori soffrono e pur nella fatica che fanno nel poter continuare a gestire la propria azienda, diventa quasi impossibile garantire anche l'irrigazione dei propri campi, perché c'è un'espressione enorme del servizio idrico. E questo, diciamo, un po' ingiustificabile, perché la regione sappiamo che è ricca proprio di questa risorsa naturale in un modo enorme. Dall'altro lato occorre proprio riprogrammare e migliorare sia i servizi infrastrutturali che collegano anche la gestione dell'acqua, ma dare, diciamo, una nuova programmazione per poter creare maggiori opportunità e permettere a coloro che vogliono vivere questa terra di avere la libertà di farlo, perché questo è anche, diciamo, la sfida, è quella, diciamo, di dare la possibilità a chi magari vuole spostarsi e fare delle esperienze fuori, ma soprattutto a chi vuole vivere il nostro territorio, di poterlo fare dando, diciamo, creando le infrastrutture e i servizi per poter raggiungere facilmente e creare sviluppo. Il turismo per noi diventa fondamentale insieme all'agricoltura per creare opportunità e far crescere un territorio che è a vocazione turistica, che ha tutto da scommettere per poter far conoscere le bellezze della riserva dei Calanchi, ma della storia di Montalbano, ma in modo particolare anche il lavoro importante che è stato fatto sotto aspetto culturale anche sui beni intangibili negli anni passati, che oggi viene messo a frutto attraverso un sistema di rete per una migliore fruizione e gestione. La rete, il concetto di rete ritorna sempre in tutti i sensi. Torniamo anche noi a Montalbano in questo caso per l'ultimo collegamento con la nostra inviata Carmela Cosentino. Sì Sergio, sono qui in compagnia di Filippo che da circa un anno ha aperto un'attività insieme ad altri soci, trasformando una passione in un lavoro utilizzando le biciclette. Ora, che tipo di attività e che tipo di offerta proponete? Allora, è un'attività di noleggio e-bike per un turismo ecosostenibile adatto a tutti. Questo, come hai già accennato, nasce dalla passione di un gruppo di amici storici legato alla bici e al proprio territorio. Con l'avvento poi delle bike, quindi bicicletta a pedalata assistita, questa l'abbiamo reso accessibile a tutti, quindi dal ragazzo di 10-12 anni fino all'adulto di 80 e buona salute. Ecco, parlavamo anche di un percorso, di percorsi accessibili, ecco, grazie a questa bicicletta. È stato, diciamo, il nostro obiettivo principe fin dall'inizio, rendere proprio questo tipo di turismo ecosostenibile, ma soprattutto inclusivo e accessibile a tutti. Quindi il nostro fiore all'occhiello è proprio la cargo bike, che rende accessibile il percorso anche a persone meno fortunate o comunque con disabilità motorie. Alla capacità di 80-90 kg di carico, quindi al di là della famiglia con bambino, ma soprattutto per ragazzi, persone disabili, per affrontare lo stesso percorso che farebbe una qualsiasi altra comitiva e famiglia.
Ecco, è un percorso che tocca sia il paese che la riserva di Calanco. Soprattutto, sì, noi ci muoviamo con diverse tipologie scelte di tour, quindi si parte sempre dalla nostra sede via Corso Carlo Alberto a Montalbano, percorriamo strade cittadine fino a Masserie, Calanchi, fino a inoltrarci proprio nella riserva dei Calanchi e in maniera, diciamo, totalmente in sicurezza, con caschi, luci e quant'altro, tutti gli accessori dovuti. Insomma, una forma di turismo per tutti, mi hai detto, per famiglie, per bambini, per disabili, ma anche per stranieri, si avvicinano, certo, in questi luoghi. Certo, sì, è il primo approccio in realtà, perché essendo nato veramente da poco come attività, ne abbiamo visti pochi il primo anno. Quest'anno già abbiamo prenotazioni per il mese di luglio e agosto di stranieri, e qualcuno invece già ci ha avuto modo di conoscerci. Bene. Quindi tu consiglieresti a un giovane di aprire un'attività a Montalbano o in Basilicata? Onestamente sì, anche perché il nostro riscontro è stato positivo, non ce l'aspettavamo, ma abbiamo avuto un'ottima risposta sia da paesi che toccano quasi con mano Montalbano, ma soprattutto chi è venuto da fuori ha avuto la passione e si è innamorato di questi posti che difficilmente conosceva prima, e questa è stata forse la cosa più gratificante di questa attività per Bene. Tutti quanti noi. Siamo, ripeto, 6-9 amici e ci crediamo tanto e abbiamo investito tanto del nostro. C'è qualcosa che potrebbe fare l'amministrazione comunale per aiutarvi in queste operazioni? Al di là dell'amministrazione, secondo me un po' tutti, in primis servirebbero segnaletiche o comunque dei percorsi facili da individuare, in modo tale che lo straniero che viene ha un approccio già definito, quindi senza aver bisogno neanche dell'accompagnatore o di una guida, anche in autonomia dovrebbe poter percorrere questi fantastici paesaggi. E poi il resto sta, diciamo, in ognuno di noi. Io non credo tanto che qualcuno debba fare. Secondo me ognuno deve fare tanto così per raggiungere un grande obiettivo. Bene, Sergio, e con questo contributo io ti restituisco la linea. Grazie Carmela, con te ci ritroveremo nella prossima ed ultima puntata. Nel frattempo ci spostiamo a Bernalda, anche in questo caso per parlare di economia. Ci troviamo a Bernalda nella nuova unità produttiva che stiamo realizzando, che sarebbe Plant 3, un'unità che ci permetterà di aggredire un po' il mercato europeo. Attualmente 05 conta 60 unità lavorative dislocate su altri due stabilimenti. Noi facciamo pannelli e complementi per porte di ingresso. In questa zona non è facile trovare dipendenti, o quantomeno dipendenti formati, perché essendo una zona prettamente agricola e con un discorso anche molto turistico, le persone che in qualche modo si vengono a presentare sono quelle persone che arrivano dal mondo della ristorazione, dell'agricoltura, e quindi diventa difficile per noi azienda formarle, ma quando crediamo in una persona investiamo molto volentieri su di loro per un futuro. A Metaponto, nel territorio del comune di Bernalda, nell'agosto del 2023 nasce il sogno del capitano, un lido inclusivo, totalmente accessibile e che ha però le caratteristiche di tutte le strutture balneari comunemente conosciute sulle spiagge italiane. E, la struttura ha 30 postazioni, ha una serie di servizi dedicati alla balneazione comune, quella che tutti conosciamo, però chiaramente consente a persone con disabilità, a persone con delle difficoltà, di poter accedere e beneficiare di tutto quello che è poi il diciamo la come dire la vita del mare, esattamente come le persone normodotate. Ogni pezzo di questa
struttura permette questo, e oltre al fatto che ci sono tutta una serie di servizi, di strumentazioni aggiuntive che permettono appunto la balneazione, la fruizione del mare, della spiaggia e di tutto quello che appunto di poter godere di tutti i benefici che il mare ci può dare a tutti. Un esempio di buone pratiche di coprogettazione, perché ci sono dei soggetti che lo gestiscono, del terzo settore, è stata costituita proprio una ATS capitanata, possiamo dire così, da Città Essenziale, ma che collabora con la cooperativa Oltre l'Arte, la cooperativa Prato Verde, l'associazione ANFAS, l'ente Sordi e poi c'è la pubblica amministrazione, con la quale abbiamo collaborato sin dagli esordi di questa idea progettuale. Il capitano era Gaetano Fuso e abbiamo appunto proprio noi conosciuto questa persona, purtroppo quando ormai era deceduta, e questa idea nasce proprio da lui. È proprio Gaetano che voleva che questo sogno si realizzasse, e di fatto si è realizzato. Infatti, dicevo, nell'ATS c'è anche l'associazione Io Posso, della quale fa parte la moglie di Gaetano, e che quindi ha potuto vedere con gli occhi del marito, che adesso non c'è più, questo sogno realizzarsi. Bernalda è considerata qui in Basilicata come una delle comunità più vive, non solo nel periodo estivo per le sue attività sia culturali che anche ricreative, la vicinanza al mare attira turisti, però c'è una comunità che vive durante tutto l'anno ed è una comunità molto attiva sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista dell'appartenenza alla comunità. E il legame nasce proprio dall'origine del paese, perché il fondatore di questa comunità, almeno quando fu la comunità spostata in questa zona, si chiamava Bernardino de Vernauda ed era segretario del re di Napoli, e quindi scelse come protettore il santo di cui portava il nome. In tutti questi anni noi abbiamo cercato sempre più di affermare la figura di San Bernardino, anche a motivo di una festa grande che tributiamo proprio nel mese di agosto, per cui i bernaldesi sono legati al santo adesso sia per motivi devozionali e sia per questo inserimento nella vita civile in modo così potente, insomma, attraverso la sua festa patronale, che richiama anche molta gente da fuori, perché è una grossa festa, insomma, anche molto, molto ben strutturata. Sindaco da Taranno, turismo, cultura, la costa ionica ovviamente, ma mi colpiva anche una sua dichiarazione in qualche contributo fa. Bernalda ha anche una zona industriale che probabilmente, artigianale, industriale, potrebbe essere ulteriormente allargata perché c'è molta domanda. Assolutamente sì. Tra l'altro dobbiamo sfruttare la ZES unica del Mezzogiorno che ha varato il governo, e quindi ulteriori investimenti sono previsti e dobbiamo dare casa a chi decide di investire da noi. In questo momento a Bernalda il limite è proprio la saturazione di tutti i lotti disponibili in zona PIP. Con l'adozione di una variante al regolamento urbanistico stiamo cercando di espandere, di estendere la zona PIP anche dove ora non c'è. E poi c'è un'area che è quella della Felandina, dell'ex Felandina, al centro di situazioni di cronaca non proprio felici, ma che a giorni, in pochissimo tempo dovrebbe sbloccarsi. Quella è un'altra area di sviluppo industriale che è particolarmente felice da un punto di vista proprio logistico e strategico, perché è all'incrocio della 175,
la Basentana termina lì, la 106 è a un passo e ci passa anche la ferrovia, oltre a essere molto vicina al porto di Taranto. Quindi io immagino in prospettiva quell'area come un'area importante, non tanto per gli insediamenti industriali, perché è una zona vincolata anche da un punto di vista archeologico, ma immaginerei una piattaforma di interscambio logistico per ciò che riguarda l'agricoltura. Ci starebbe tutta, ed è la sfida che le prossime amministrazioni, sia comunali sia regionali, e perché no, anche con un interessamento da parte dello Stato, dovrebbe valorizzare. Grazie Sindaco, andiamo nuovamente a Bernalda per l'ultimo collegamento con l'inviato Pasquale Santiglio in compagnia di un ospite. Linea a te. Grazie Sergio, riprendiamo la linea da Bernalda, dove nel frattempo ci ha raggiunto Leonardo Braico, che certo non ha bisogno di presentazione, presidente onorario del GAL Start 2020, e con lui è d'obbligo quasi parlare di economia e sviluppo. Signor Braico, le risorse identitarie, diciamo, di Bernalda sono state in qualche modo attivate anche grazie alla presidenza del GAL che lei ha presieduto per 24 anni. Ad ora, quindi, allo stato dell'arte, cosa possiamo dire? Che questo percorso intrapreso ha prodotto già dei risultati tangibili che possiamo riscontrare, oppure è un percorso ancora in divenire? Il GAL ha cambiato la mia vita. Nel 2000, quando fui invitato a rappresentare le ACLI in questo consorzio, non pensavo che sarei rimasto per 24 anni fino all'anno scorso, quando ho deciso di lasciare il campo ad altri amici, altri giovani, perché con il GAL, che ha cambiato la mia vita, abbiamo realizzato tantissime cose. In breve posso dire, abbiamo realizzato la cultura dell'impresa favorendo, diciamo, lo sviluppo economico e occupazionale dei giovani, la cultura dei servizi, come migliorarli, e in più abbiamo utilizzato la parola più gettonata all'inizio di questa attività del GAL, è stata la cultura, e la cultura ci ha aiutato a sviluppare il programma Leader voluto dall'Unione Europea nel 1989. Che cosa ha fatto l'Unione Europea? Ha fatto un programma Leader per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, e quindi noi ci siamo preoccupati come Consiglio di Amministrazione di aiutare, diciamo, queste attività nei campi agricoli, e abbiamo verificato come il nostro territorio è ricco di storia, di arte, di cultura, di ambiente, di gastronomia, per cui abbiamo sviluppato insieme alla cultura anche l'agricoltura, e posso dire, senza essere smentito, che l'agricoltura e la cultura sono due facce della stessa medaglia, perché hanno contribuito a sviluppare il turismo, che ha portato molta occupazione sul nostro territorio, che prima si chiamava Gal Bradanica, e quindi abbiamo sviluppato, diciamo, il turismo nel settore alberghiero, della ristorazione, e molti giovani si sono, diciamo, dedicati, e abbiamo sviluppato il cosiddetto turismo rurale, quello basato sulla cultura, sulla natura e sulla enogastronomia. In più abbiamo migliorato, diciamo, per quelle possibilità economiche che abbiamo avuto, di migliorare i centri storici. I centri storici adesso, e mi fa molto piacere, vengono valorizzati attraverso, diciamo, la politica turistica sui borghi. Quindi, in base a quello che ci ha detto signor Braico, possiamo dire che si tratta di un bilancio positivo. Ma se dovessimo volgere lo sguardo al futuro, cosa potremmo dire? Cosa prevede? Cosa immagina che possa riservare il futuro per la comunità di Bernalda e del territorio circostante? Possiamo fare tante cose, perché il nostro territorio di Bernalda, io dico, è un territorio baciato dal sole, da Dio, perché viene chiamato questo territorio la California del Sud. Qui prima era molto sviluppata l'agricoltura,
ora ancora di più, e quindi bisogna fare in modo che l'agricoltura insieme alla cultura agiscano insieme per sviluppare altre attività, come io penso all'attività della refrigerazione, la trasformazione dei prodotti agroalimentari. Quindi non dobbiamo solo venderli ma anche trasformarli, e quindi favorire con queste attività economiche che già incominciano ad essere sviluppate, favorire l'insediamento dei giovani ed evitare lo spopolamento dei paesi. Ci sono pure l'attività artigianale, perché prima a Bernalda era molto sviluppata, diciamo, l'agricoltura e l'artigianato. Poi è venuto il turismo, che è diventato una voce importante per l'economia del territorio, tant'è vero che quando Matera è stata nominata capitale europea della cultura, il turismo è diventato una voce importante per l'economia. E l'anno successivo, quando il Covid ha distrutto tutto, abbiamo verificato i danni che è arrivata alla nostra economia per colpa del Covid. Per fortuna abbiamo recuperato, diciamo, riprendendo le attività con il GAL, che adesso si chiama GAL Start 2020, abbiamo anche due sedi, una nel Castello dei Milioni e l'altra a Pantanello di Metapondo, abbiamo ripreso, diciamo, a progettare e attuando quanto previsto dalla programmazione 2023-2027, pensiamo di riportare il turismo ad alto livello. Benissimo, ringraziamo il signor Braico, che è stato illuminante ed esaustivo nella disamina che ha fatto per quanto riguarda l'economia del territorio. Da Bernalda è tutto, Sergio, saluto te e i tuoi ospiti, ti restituisco la linea. Grazie Pasquale, anche con te ci ritroveremo nel corso della prossima puntata, l'ultima puntata interamente dedicata a Matera, che è il capoluogo appunto di provincia, questa rete 31 costituita da 31 perle, ognuna unica nel proprio genere. Ma appunto il titolo rete è quello che è più importante, perché ormai abbiamo compreso quanto sia sostanziale lavorare con una comunità di intenti tra i comuni, ma non soltanto, nella filiera amministrativa del territorio, anche con provincia, regione e poi con il livello più alto, che è quello nazionale. Chiuderei pertanto questa riflessione con i nostri sindaci ospiti quest'oggi proprio su questo tema, partendo da Piero Marrese. Quanto è cambiato l'approccio da parte dei comuni del territorio a lavorare insieme, e quanto questo può essere importante per il futuro di questo territorio? Beh, io penso che sia fondamentale proprio per la crescita dei singoli territori, cioè andare a sviluppare una politica che è limitata solo al proprio comune non ti aiuta a creare opportunità concrete, solo attraverso la rete. E noi, devo dire la verità, come sindaci in questi anni abbiamo lavorato tantissimo nel fare rete. Tantissimi sono stati i progetti, alcuni già realizzati, altri in fase di realizzazione. Uno di questi è proprio il progetto Magna Grecia, che mette a sistema proprio le bellezze archeologiche e culturali dei vari territori, per poter far sì che realmente si possa dare valore a queste bellezze e dare opportunità anche in termini occupazionali, che poi uno degli impegni principali di un amministratore è proprio quello di creare anche opportunità lavorative nel proprio territorio, che è una missione quasi impossibile nella situazione in cui noi viviamo, con le infrastrutture che abbiamo, con le difficoltà che conosciamo. Però la valorizzazione del patrimonio archeologico, del patrimonio culturale, per noi diventa fondamentale per fare turismo e quindi per far crescere i territori. Noi in questi anni, su tanti argomenti, su tanti temi, non solo quello del turismo, anche quello proprio delle infrastrutture, abbiamo fatto anche, devo dire la verità, numerose battaglie insieme tra i sindaci e i territori, dove il risultato è stato positivo proprio grazie all'unione tra i vari territori. Ecco perché fare rete diventa fondamentale. Abbiamo anche visto all'interno un po' di questo progetto che anche le criticità troppo spesso sono uguali tra i territori, quindi
a maggior ragione capire quali strategie mettere in campo per poter far sì che magari quella criticità possa diventare un'opportunità per quel territorio, ed è per questo che diventa sempre più fondamentale riuscire anche a migliorare le relazioni tra i singoli comuni. Questo è fondamentale, appunto l'obiettivo di questo progetto è anche era ed è anche questo. Sindaco Tatarano, stessa riflessione per lei, il valore del fare rete, a che punto siamo e quanto può essere importante procedere da questo punto di vista? Beh, sottoscrivo quello che ha appena detto Piero Marrese. Io penso che il Metapontino sia stato fortunato in questi anni perché ha inaugurato una nuova classe dirigente, dei sindaci giovani, dei sindaci rampanti, che hanno messo da parte, finita la campagna elettorale, le bandiere di partito e si sono prodigati insieme per il territorio. E questo ha portato delle ricadute positive sul territorio che sono state enormi, perché quando si fa massa critica e si ragiona da territorio, in questo caso il Metapontino, che è la locomotiva da un punto di vista economico della Basilicata intera, non si può non essere ascoltati. Anche a livello di finanziamenti regionali, il progetto Magna Grecia di cui tanto abbiamo parlato oggi, noi stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di euro riversato su 9 comuni della provincia di Matera, soprattutto del Metapontino, che porteranno un nuovo modello di gestione, delle nuove ricadute positive in termini occupazionali e in termini di immagine, perché noi abbiamo brandizzato il nostro territorio riferendolo alla Magna Grecia. Anche per gli eventi estivi, prima parlavo di patrimonio intangibile, la Regione stanziava dei contributi che andavano a finire esclusivamente sulla costa tirrenica. Meravigliosa la costa tirrenica, ma oggi quei contributi vengono divisi equamente tra la costa tirrenica e la costa metapontina, e questo ha portato anche a crescere le nostre tradizioni, a riscoprire e valorizzare la nostra identità. E con le feste patronali, ad esempio, sono una grande ricchezza. Quindi io penso che già in questi anni abbiamo tracciato una linea. Chi seguirà da amministratore la nostra storia da amministratori locali sta volgendo al termine, dovrà necessariamente, sarà obbligato a seguire la stessa linea. La stessa linea che ha portato la bandiera blu, che prima era appannaggio solo di Maratea, poi solo di Policoro, l'ha portata anche a Novasiri, a Bernalda, a Pisticci. Quindi sulla tassa di soggiorno abbiamo parlato un'unica voce. Penso che è un modello di gestione che riguarda soprattutto la politica locale che non può più essere abbandonato, e fare rete poi porta dei vantaggi concreti. Non è semplice, è difficile perché comunque bisogna cedere qualcosa e limare le proprie posizioni, ma il vantaggio quando si fa sintesi si ripercuote su tutto il territorio. Ne siamo convinti anche noi, io ringrazio invece voi per essere stati qui in studio, il sindaco di Montalbano Piero Marrese, il sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, facendovi anche un enorme in bocca al lupo per gli impegni istituzionali che arriveranno prossimamente. Grazie ancora, io vi saluto e vi lascio perché mi sposto invece nella zona dello chef per raccontare il patrimonio gastronomico di questi due comuni. A tale proposito saluto Antonio Scalera che fa parte dell'associazione provinciale dei cuochi materani. Ben trovato Antonio. Oggi noi abbiamo come protagonisti Montalbano Ionico e Bernalda. Cosa ci ha preparato per raccontare questi due paesi in tavola? Raccontiamo la storia dei due paesi. Bernalda, raccontiamo questo dolce tipico che si chiamano le scorzette, un procedimento molto semplice, naturale, un po' di albume di uova, zucchero e mandorle tritate. Poi vengono essiccate su un mattarello, quindi prende la forma, la piega della scorzetta e laccate con un po' di cioccolato fondente. Semplice proprio, ma gustose. E sono proprio, come dire, tipico, il simbolo di Bernalda. Assolutamente. Quindi passiamo poi dal dolce al salato nel caso di Montalbano. Montalbano invece abbiamo presentato questo piatto che è una pasta tipica di Montalbano, e lucana pure oltretutto. Fatto sono dei farricelli o tipico frizzule precisamente, fatti con pezzetti di salsiccia, agnello, quindi viene fatto un ragù bianco con mollica di pane fritto e peperone crusco.
Anche in questo caso sono ingredienti, diciamo, semplici del naturale, territorio. Del territorio, prettamente del territorio, sì. Che danno luogo a dei piatti che sono gustosissimi. Sì, e poi vengono evoluti in tutta la Lucania, non è soltanto Montalbano. Sono piatti che li troviamo anche a Matera, li troviamo tutta la Lucania. D'altronde, insomma, questa terra ha tante cose in comune, diciamo i comuni di questa terra hanno tante cose in comune tra loro e a volte appunto anche la gastronomia. Io ringrazio Antonio Scalera per la disponibilità, così come l'Associazione Provinciale dei Cuochi Materani che tanto si è prodigata nell'arco di queste puntate. Ce ne sarà ancora una di puntata, sarà la prossima che, come ho detto, è l'ultima ed è dedicata a Matera. Il viaggio attraverso i comuni della provincia finisce nel capoluogo e ancora una volta avremo la possibilità di raccontare criticità, opportunità, storie, eccellenze anche gastronomiche del capoluogo di provincia, ovvero Matera. La linea quindi passa alla regia, a voi l'appuntamento con l'ultima puntata di Rete 31 appunto la prossima settimana. Grazie.